Ormai Zack da molto aveva perso la cognizione di quanti giorni fossero passati, quando un giorno, proprio alla fine di quelle 4 settimane, dato che più forte e impellente che mai si era ritrovato a porsi un interrogativo, che limitandosi alle sue riflessioni non trovava mai una risposta del tutto soddisfacente, al punto che infatti continuava a tornare, osò chiederle in una di quelle ore in cui lei non gli impedisse nuovamente di vedere e sentire per poter parlare con lui. «Perché io?» Non che ignorasse gli altri prima di lui, come avrebbe potuto, giacché aveva proprio lì accanto i loro resti, ma si era appunto chiesto più volte internamente perché con tutti gli uomini giovani e belli che c'erano negli USA fosse toccato proprio a lui. Non poteva soddisfarlo il dirsi che era una scelta del tutto casuale quella di lei. Doveva esserci qualcosa, si diceva. Doveva scegliere in modo ben ponderato e non casuale le sue vittime. E benché nei fatti non sarebbe cambiato niente nella sua attuale situazione, sapendolo o no, lui doveva chiedere. Doveva sapere. Lui aveva giudicato che Chelsea fosse in un momento di particolare buon umore quando glielo chiese. Almeno così sembrava. Lei lo guardò sulle prime sorprese della domanda, poi gli disse che all'inizio non l'aveva affatto scelto, ma che ormai stava cominciando a provare amore per lui. Quest'ultima cosa gliela disse tenendogli dolcemente il volto con le mani e incrociando il suo sguardo, così gli lesse in faccia che dubitava. Già, altre volte Zack non le aveva creduto quando parlava dei suoi sentimenti, eppure adesso, anziché un'espressione completamente scettica, ne aveva una genuinamente dubbiosa in viso. Possibile per lui che Chelsea dicesse il vero, o quantomeno credesse di dirlo, insomma. Non che ci credesse ancora, ma iniziava a porsi seriamente il dubbio, in un luogo di ferreo scetticismo. Quella risposta di lei, però, ancorché avesse il dubbio che magari fosse vera, non poteva assolutamente bastare a Zack nella sua situazione. E si ritrovò di nuovo a chiedere a se stesso il perché e il senso di tutto questo. Arrivò persino ad accusarsi circa l'inutilità di quel viaggio verso i Monti Catskills, ma questa accusa durò poco. Per quanto disperata fosse la sua situazione, e ahi lui non sapeva quanto più lo sarebbe diventata, non poteva mentire a se stesso. Oh sì, poteva per poco dirsi certe cose, ma in fondo sapeva che quel viaggio era davvero molto importante. Amava troppo ciò che faceva per seguitare ad incolparsi e rammaricarsene. Non si fermò a questo comunque. Ne trasse anche l'occasione, quasi come se qualcuno o qualcosa gli avesse detto che non sarebbe vissuto ancora per molto, sebbene dalle sue conversazioni con Chelsea ormai sapesse che ciascuno dei suoi precedenti uomini era durato anni prima che lei li uccidesse, essendosi ormai stancata di quei giocattoli umani, avrebbe detto lui. Avendo smesso di amarli, avrebbe detto lei, per fare un bilancio della sua vita in piena coscienza. Come tutti del resto, in lui c'erano sia il bene che il male, e nulla sfuggì a questa sua attenta disamina, ma in fondo la sua coscienza non trovò molto da rimproverargli. Non più di quanto, anzi, forse ben meno, varrebbe per chiunque altro. Aveva già pregato durante i suoi giorni di prigionia, ma quel giorno pregò con rinnovato fervore. Pregò particolarmente per avere un segno su cosa fare e per il perdono delle sue colpe, giacché era impossibilitato a ricorrere a un prete. Era genuinamente pentito e sapeva, fossero anni o mesi o anche solo giorni di tempo, di poter morire da un giorno all'altro, che la sua vita dipendeva dai capricci di lei. Lui ancora non poteva saperlo, ma un segno su cosa fare e come sarebbe arrivato prima di quanto sperasse, anche se non l'avrebbe riconosciuto subito per ciò che era. Poi, passate quelle prime 4 settimane, Chelsea iniziò dei veri e propri giochi sadici con lui. Non che privarlo di vista e udito o a volte solo la vista non fosse sadico. Ora iniziava la violenza vera e propria. Anche in questo però fu molto graduale. Era lenta la cosa e allo scopo poteva convenientemente sfruttare una pozione rigenerante che prontamente gli dava quando finiva di torturarlo. Non importava infatti quanto lo tagliuzzasse, finanche se gli tagliava un piede o una gamba, o quanto sangue gli facesse perdere o altro. Ogni volta ciascuna di queste pozioni lo guariva alla perfezione. Mentre faceva, lo lasciava sbendato e senza cuffie,
perché voleva che lui vedesse ciò che gli succedeva e sentisse le sue stesse urla. Quello di lei era al contempo un amore malato, sadismo e desiderio spasmodico di potere e controllo totale su di lui. Non solo sul corpo, ma anche sulla mente. Lei avrebbe detto, in un certo qual modo, un piccolissimo passo alla volta. Ci volessero anche anni e anni, appunto. Lo stava in un certo qual senso, da un lato addomesticando. Quasi fosse un cane che, quanto più lo batti, non smette comunque di esserti affezionato e leccarti la mano. Ma che soprattutto, dall'altro lato, voleva portare ad amare tutto quello che gli faceva. Ad amare lei, e a tale scopo univa bontà e crudeltà. Come quando, dopo sua richiesta di poter almeno una volta rivedere il cielo, usò la sua attrezzatura per fotografare il cielo di notte, varie costellazioni in vari momenti, poi glieli incorniciò e appese al muro di fronte a dove era incatenato. Dipendeva da lei dargli tutto e togliergli tutto. A volte per suo semplice capriccio, altre per slanci di ciò che per lei era amore, e lo sapevano entrambi. Altri invece, per lo più gli psicologi, avrebbero detto che semplicemente puntava alla sindrome di Stoccolma e che, sebbene ciò richiedesse anni, ogni sua mossa sembrava ben studiata allo scopo nei minimi dettagli. Diverso tempo dopo, mentre l'escalation lenta ma costante di violenza continuava, lei era diventata una presenza così costante, opprimente nella vita di lui, da iniziare a popolare anche i suoi sogni, o meglio i suoi incubi, sia pure non in una forma direttamente riconoscibile. Faceva infatti ormai spesso un sogno ricorrente, che di base era sempre lo stesso ogni volta, eppure ogni volta aveva alcune significative e importanti varianti. Nei suoi incubi la vedeva come un ragno gigantesco. Aveva una certa infarinatura sui suoi sogni e sapeva cosa significasse. Di certo rappresentava lei, che l'inseguiva. Lo scenario cambiava, essendo a volte la cantina, altre volte casa sua o altri luoghi. Alcune volte finiva per ucciderlo nell'incubo. In realtà, all'inizio, questo era l'accadimento più frequente, ma a poco le varianti prendevano più spazio nelle sue notti. Altre volte lui semplicemente, vuoi perché stanco di scappare o per impulso di coraggio o altri motivi, semplicemente si voltava a fronteggiarla, spesso uccidendola, o con un'arma di fortuna, o con una approntata allo scopo. Altre volte ancora erano i suoi più puri slanci di altruismo e bontà verso le altre persone a farla da padrone. Vedeva altri, pochi o molti che fossero, altri che come lui erano potenziali vittime di Chelsea, loro malgrado. Li vedeva nettamente nei suoi incubi, e allora per proteggere tutti loro da lei, alcuni poi proprio lo imploravano di aiuto, anche in quei frangenti si voltava ad affrontarla, al fine uccidendola questa volta non per se stesso, ma per proteggere altri da lei ad ogni costo, fosse pure il martirio. Zack non capì subito cosa veramente, nel più profondo, tutto ciò significasse, ma non avrebbe tardato a comprenderlo. Durante i giorni, durante le torture, faceva del suo meglio per estraniarsi, ad esempio cercando di focalizzare tutti i suoi pensieri, visualizzando anche in mente, sui cavalli e prati fioriti, oppure su qualsiasi altra cosa. Ricordi, persone care. Lei poteva anche avere il controllo del suo corpo, ma, si diceva, il suo cuore e la sua mente non li avrebbe avuti mai. Sebbene qualche volta fingesse all'uopo per accattivarsi la sua fiducia, come si era già ripromesso, era una mossa per sopravvivere in fondo, ma presto sarebbe diventata anche ben altro. Intanto i sogni in cui salvava altri da lei si facevano più copiosi, mentre gli altri si riducevano. In tutti comunque, sia nei due tipi in cui lei moriva, sia dove era lui a morire, c'era una presenza costante in tutto quel variare. Una copiosa presenza di sangue versato sul pavimento, sia che fosse di lei o di lui. La morte, infatti, apparve aggiungere sempre più dissanguamento, qualsiasi fosse il contesto. Un giorno lei si presentò nella sua cella con un ferro a bestiame, di quelli in uso per marchiarlo due secoli fa circa, opportunamente arroventato nella caldaia, e lui si chiese con orrore sia cosa esattamente intendesse farne, sia dove e come se lo fosse procurato. Chelsea lo avvicinò lentamente, sadicamente ai suoi occhi, che non poteva più chiudere da qualche giorno durante i suoi atti di sadismo. Lei voleva assolutamente che lui vedesse tutto ciò che subiva,
Perciò già da un po' si era ingegnata con un particolare marchingegno che glieli tenesse aperti durante le sue torture. Cercò di divincolarsi, ma era inutile e lo sapeva. Agì più per puro istinto che per altro. Uno strillo acutissimo riecheggiò nella sala con delizia di lei quando il ferro gli bruciò gli occhi. Quella non fu l'unica volta che lo fece, né quel giorno, né i giorni avanti. Ogni volta prontamente lo risanava con una pozione per poi ricominciare il supplizio. Fu proprio subito dopo essere stato completamente risanato da uno di quei supplizi che lui, per la prima volta da ormai da tanto tempo, la guardò fissa in volto con grande rabbia. Lei restò interdetta dalla cosa, ma ancora di più provò un certo shock quando lui le gridò: «Perché mi ha mentito?» Lei gli rispose che non aveva idea a cosa si stesse riferendo, mentre restava lì bloccata a fissarlo senza ricominciare la trafila. Per un po' sembrò che il tempo li avesse fermati congelandoli. Lui allora controbatté sempre in tono aspro e arrabbiato. «Avevi detto di amarmi! E in parte ci stavo credendo!» Ed era vero. Stava pensando, avendo dubbi che lei dicesse il vero a riguardo, sia pure un amore malato, sadico, ma dopo giorni in cui lei era stata oltremodo crudele con lui, come poteva più pensarlo? Quello era davvero troppo, eccessivo per essere ancora definito amore, almeno dal suo punto di vista, per osare ancora chiamarlo tale. Concluse dicendole: «Tu, in realtà, non provi niente per me, come mai hai provato per altri? Nessun amore, e vuoi solo potere assoluto sugli altri, e infliggere dolore. Osi negare, guardandomi in faccia, che tu ami il potere, il controllo totale, e infliggere le pene più atroci?» Lei non gli rispose subito. Rifletté il modo più giusto per tradurre in parole pensieri ed emozioni che le covavano dentro. Poi disse: «Non nego affatto, né negherò mai di provare sommo diletto nell'infliggere dolore, né posso e potrò mai negare che amo detenere potere e controllo su tutto ciò che mi circonda e sugli uomini con cui ho a che fare qui nel mio privato». Poi aggiunge con enfasi: «Ma!» E neanche lei stessa poté dire in tutta franchezza se la lieve pausa che seguì fosse studiata o spontanea. «Questo non significa affatto che io non ti ami. Anzi, li ho amati tutti a mio modo, ma tu sei il solo e unico. Ora lo so per certo, per cui provo e proverò il più vivo e intenso amore, uno eterno». Gli sorrise e concluse: «Oh, tutto questo dovrebbe piacerti. Dovresti amarlo anche tu. Soprattutto dovresti amare me». Mise molta enfasi nella parola «me». «Soffriresti molto meno. Ne sono convinta. Se solo imparassi ad amare tutto ciò». Si morse il labbro riflettendo sui progressi che lui aveva comunque fatto fino a quel momento, o lei credeva avesse fatto verso tutto ciò che chiunque altro, tranne lei, avrebbe chiamato sindrome di Stoccolma. «Ma sei già sulla buona strada, non preoccuparti», concluse con la sua voce dolce. La cosa peggiore per lui fu che vedeva chiaramente nel viso di lei, così come altrettanto chiaramente sentiva nel tono. Ormai era molto ferrata a capire quando lo canzonava o diceva il vero. Non poteva nasconderselo in definitiva, che lei credeva ciecamente a ciò che diceva, e questa era appunto la cosa peggiore di tutte. Rifletté tra sé e sé senza osare esplicarglielo. Questo la rendeva un'incontrollabile psicopatica completa. Rifletté anche suo malgrado su come lei sapesse essere dolce certe volte, sia nel tono della voce che nei fatti. A suo modo era dolce anche quando l'imboccava per farlo mangiare. Incatenato com'era, non poteva da solo, sebbene lui se ne sentisse umiliato. Rifletté a fondo su varie cose quel giorno e finalmente iniziò a capire il vero, il più profondo significato del sogno ricorrente che faceva. E si stupì di non averlo capito prima.